Sono Silvia Salemi, ho 40 anni, senti come suona rotondo, e nella vita ho sempre desiderato cantare. Al karaoke mi è stato permesso di essere vista e quindi un produttore mi ha portato in un contesto che era Castrocaro, e che poi ho vinto. Ed era l'ultimo anno che Castrocaro da regolamento consentiva l'accesso al Festival della Canzone Italiana. Silvia Salemi. A casa di Luca canta di Artegiani Salemi. Ma la sera a casa di Luca che musica c'è? Mi ha portato fortuna, un po' si canticchiava questa canzone, era un po' un racconto generazionale. Dopo questo grande successo rifaccio Sanremo nel 98 e nel 2003, però intanto non ho mai più bissato quella... Insomma, A casa di Luca era un disco che vendeva 1000 copie al giorno, che sono numeri oggi incredibili per la nostra discografia. Avevo fatto 5 dischi in 6 anni, quindi mi sentivo anche, non vecchia, però mi sentivo bisognosa di normalità, di quotidianità. E incontro una persona che significherà tanto per me, che è ancora accanto a me. E decido di fare la persona normale. E questo poteva darmelo soltanto il matrimonio e la famiglia. Poi sono arrivate le figlie, che oggi hanno 13 e 10 anni, Sofia e Ludovica. Mi dicono: mamma, ma perché ti sei fermata? Invece no, non mi sono mai pentita di questo. Secondo me Oro Mai Più racchiude nel titolo la mia filosofia di vita. Perché se non è ora, non è mai più, ma è sempre così nella vita. È emozionatissima. 1997, quarto posto al Festival di Sanremo. E con A casa di Luca, e siete pronti? A Oro Mai Più, Silvia Salemi! Terzo cantante in gara, Oro Mai Più, Silvia Salemi.
Ben arrivata Silvia. Sono ancora molto emozionata, non mi si muove la bocca. È vero, ho visto che salivi. Che è come stare a Sanremo qui. Devo dire che insomma sì. Il palco, il sabato sera, Rai 1 è sempre una grande emozione. Sì. Sono curioso di sapere, di mostrarvi con quale maestro sarà abbinata Silvia Salemi, ma mi incuriosiva vedere che nel 97, quando si è arrivata quarta al Festival di Sanremo, in quel festival Fausto Reali si classificò quinto, ma sempre quinto, Fausto, ancora? Ma com'è? Cioè, ma com'è che è sempre quinto? Perché non sono mai riuscito a raggiungere Toto Cutugno, che era sempre secondo. No, ma Toto Cutugno? Non è vero! No, anche qui sono arrivato 17. Bravo, vero! 17esimo! Questo è una svista. 17esimo. Va, va.